Matteo Marconcini, all'età di 19 anni si trasferisce dalla sua terra natale a Roma, presso il centro sportivo dei Carabinieri, dove inizia una florida carriera agonistica. E anche se non è riuscito a vincere il titolo durante le Olimpiadi di Rio de Janeiro, il suo è un palmarès di tutto rispetto. Risultati raggiunti con tanti sacrifici, impegno, costanza e rinunce. Che si tratti di una gara, di un singolo combattimento o della routine quotidiana, un vero atleta è colui che fa della costanza, della disciplina, della lealtà e della puntualità veri e propri doveri imprescindibili. Il giorno del suo ritiro dalle competizioni ha dichiarato: è arrivato quel momento che ogni atleta crede che sia lontanissimo, ma è giusto così, lo sport è giovane. Avevo degli obiettivi che sognavo fin da quando ero bambino e qualcuno di questi è stato raggiunto con tanta fatica e tanti ostacoli. Matteo non è più nel tatami come atleta, ma a bordo campo come allenatore, sempre con il centro sportivo dei Carabinieri. 25esima edizione del premio Fair Play Menarini, categoria promozione dello sport, va a Matteo Marconcini. Ciao Matteo. Ciao. Buonasera a tutti. Buonasera Matteo. Buonasera Matteo. Fuori la verità, cos'è il judo? Facci capire, insomma, andiamo alla scoperta anche delle discipline, insomma. Beh, il judo sicuramente è questo premio, perché penso che... Bella, fin dal... questa ti è venuta bene, bravo. È venuta bene, vero? Ci ho pensato... tutto... No, sicuramente fin dai primi passi che si muovono nel tatami viene insegnato prima... il rispetto dell'avversario, prima il rispetto della palestra di dove sei, piuttosto che lo sport in sé. Questa è una cosa che in ogni palestra di judo sicuramente si trova. Poi viene fuori tutto il resto, che è lo sport, i risultati e quant'altro. E questi sono anche i valori che tu, nella tua nuova veste di allenatore, stai cercando di infondere, no? Nei piccoli ragazzi che si avvicinano a questa disciplina. Sì, assolutamente, poi faccio parte del centro sportivo Carabinieri, quindi penso di dover incarnare in pieno questi valori e trasmetterli ai miei atleti, come d'altronde l'ho fatto io in tutta la mia carriera in 13 anni di centro sportivo. E come ti trovi in questo nuovo ruolo? Bah, guarda, è abbastanza fresco in realtà, perché comunque è un annetto che mi sono spostato al di fuori del tatami a seguire i ragazzi. Devo dire che è un lavoro abbastanza faticoso, perché... prima pensavi solo a te stesso e ai tuoi problemi, adesso invece se vai in gara con due devi pensare a due, se vai in gara con 10 devi pensare ai problemi di 10 ragazzi, e quindi è un po' impegnativo. È cambiato proprio il punto di vista? Assolutamente, deve per forza cambiare, altrimenti non viene un buon lavoro. Hai parlato di Carabinieri, stai attento adesso chi viene a consegnarti il diploma, prepara il saluto, mi raccomando, come stirata la divisa, sei a posto, mi raccomando. È bellissimo. Mi raccomando. Allora, per premiarti, Angiolino Mancini, presidente di Confagricoltura di Arezzo. E consegna il diploma di ambasciatore Fair Play il colonnello Gianni Massimo Cuneo, comandante del centro sportivo dei Carabinieri. Eccoli qua. Prego. Perciò. Buonasera. Il premio. Venga. Prego. Buonasera colonnello, buonasera, buonasera. Consegnate pure. A beneficio dei fotografi. Matteo, sorridi, mi raccomando, perché non capita tutti i giorni di... succede una volta nella vita, non a tutti, di ricevere il premio Fair Play. Colonnello, si avvicini qua gentilmente, perché noi siamo un po' curiosi di sapere, insomma, cosa fate come gruppo sportivo e come è andata a Tokyo. Buonasera a tutti. Per noi è andata molto bene a Tokyo, inizio dalla seconda, nel senso che... avevamo bisogno di un riscatto rispetto alle passate edizioni e ce l'abbiamo avuta, abbiamo avuto una bella conferma proprio dalla sezione arti marziali di cui fa parte Matteo, con due splendidi ori. Tra l'altro il Taekwondo è stato vinto da un ragazzo, dal ragazzo più giovane della spedizione italiana, appena 20 anni, deve ancora, Vito dell'Aquila deve compiere 21 anni adesso ad ottobre, e Gigi Busa nel karate. E poi nel nostro carniere abbiamo messo anche altri quattro bronzi,
olimpici che ci hanno riscattato pienamente dalla forfè che praticamente avevamo subito 5 anni prima, perché purtroppo, come sapete tutti, le Olimpiadi sono slittate di un anno avanti rispetto al classico quadriennio. Cosa facciamo? Cerchiamo di fare bene, cerchiamo di crescere, stiamo crescendo, 225 atleti, 75 tecnici, parlo dei tecnici, ne approfitto della battuta prima di Matteo, per noi lui e quelli come lui sono una risorsa importantissima, perché gli atleti senza il quadro tecnico adeguato non vanno molto lontano. E quindi cerchiamo di mantenerli nei nostri ranghi, li facciamo studiare, li facciamo crescere nella nuova veste, e questa è la nuova sfida di Matteo. Lui lo sa, noi ci confrontiamo molto spesso a quattro occhi, come dicono gli inglesi, e abbiamo discusso anche di questo. Lui è molto motivato e quindi speriamo di fare bene e continuiamo a ruolare.